ci fai qua? Signorina Gaia, io volevo sensibilizzare sul problemino che ci sarebbe col mio servizio alla Bruno Vespa, molto bello, che ci sarebbe da vedere. Va bene, ma perché lei se n'è andato dalla sua postazione, scusi? Perché c'è il Vea che crede di essere Giuliano Ferrara. Guarda. Uè, baby, ho uno scoop che fa tremare le chiappe. Va bene, vediamoci questo ultimo scoop su Lolita, ma senti... Kinder non c'è, è andato via, Umberto non è più cosa mia. Lolita, vuoi scendere per cortesia da sta macchina? Vuoi scendere da sta macchina? Che sono legata come Houdini! Che bello che sei! Assomiglia a Brad Pitt. Brad Pitt, lascia stare il flash! Mi confondi! Balliamo sul cofano! No! Mi porteresti mica guarda! Neanche! Allora comprami il calippo, dai! Suonami come un clapson! Cambiami le gomme dietro! Fammi partire i pistoni! Accendiamo due candele! Guarda, non è tardi! Siamo in divieto di sosta! Molla il piede! Tu fai il diavolo, io batto i coperti! Io vado! No, io ti amo, bastardo! Dai, tira giù il sedile! Stato. Troppo giù, tiralo su! No. Troppo su, tiralo giù! Tiralo su! Troppo avanti, troppo indietro! Sarà mica scoppiato l'airbag! Ma io ti amo, lurido! Perché sei sincero! Come una fogna a cielo aperto! Che poesia! Che alito squisito! Hai mangiato per caso l'albero magica che non lo trovo più? C'è la Pivetti? Sì. Te, si è sposata. Vado a fare pipì. No, stai qui che ti metto il catetere. Che due occhi gialli, sembrano due antinebbia. Sono i bottoni della giacca quelli. Ah, pensavo per stasera. Sì. Allora io mi metto sulla gobba una pelle di daino. E poi ti traverso la strada come un capriolo. Tu mi tiri sotto, ecco, poi mi prendi, più morta che viva, mi sbatti sul cofano per fare la constatazione amichevole. Indovino che suono fa l'antifurto. No. Ce l'hai l'antifurto con le palle? No. Sapevo. Ti faccio vedere l'inferno del tergicristallo? Non toccare niente. Allora interessa, no, ste tettucce apribili. Compri che passa il vigile. Umbert, pensavo per stasera a sta posizione del Kama Sutra. Si chiama figura del cane idrofobo che fa la guardia al garage di quel bastardo dell'imperatore Chupa Chupa. Allora, io faccio il cane idrofobo, sei pronto? Sì. Tu fai Chupa Chupa. Sei pronto? Via. Cuccia! Cuccia! Sì! Da giù! Ai. Ai. Guanti Meneghetti, falla impazzire anche quando lavi i piatti. Meneghetti mi fa impazzire. Prodotti Meneghetti. Bene, bene, bene. Sì, a bocca. Che bella vita. Bello, bene, gli ascolti tengono, sono contento, ma si può fare meglio, eh? Ad esempio, la Selene un po' più in studio, io la porterei qua, parlerò io di questa cosa, perché un po' ci vuole armonia, il gusto del bello, della cultura, quello che ci differenzia dagli altri popoli, gli inglesi ad esempio, che hanno parlato male degli italiani dopo la partita Italia-Inghilterra, loro hanno parlato male, Italian violence after the football, con quella bocca da cru de galena, Ma adesso cosa parlano gli inglesi che quando erano dipinti di blu sugli alberi noi avevamo già il GSM qua in Italia? Ma dai. E chi è che ha parlato poi? Blair, il ministro Blair che sembra il jolly delle carte. Cioè tira sui Blair, chiudo Ramino. E ride sempre. Ma dai. E anche l'hanno l'unico monarca parabolico, il Carlo. Che se lo giri bene, Carlo, prenditele più senza il decoder. Ma dai, per piacere. Ma io bisogna capire anche... la somma è l'Elton John. L'Elton John che quando il canta il menarogno... Tin, 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 la va via. Che gli ha fatto persino la richiesta a Pavarotti. Gli fa, when sing together, concert. L'altro fa, canto io, incasso io. E l'enda via. Ma scherziamo, non c'hanno neanche il bidet poi. Quando se devono farsi il bidet fanno nel lavandino l'estrazione dell'Enalotto. Ma dai, vergogna.
E poi bisogna avere coraggio di parlare alla nazione. Io settimana scorsa ho parlato al governo, il governo si è riunito. Ha parlato Meneghetti, si è pentito Bertinotti. Si sono rimessi insieme, basta parlare perché io parlo quando voglio e ne farò altri di interventi a telecamere riunite. La V1, la 2, la 3, la 4 e la G. Certo che li faccio, perché loro non pagano e parlano, io pago e parlo, perché op, 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 din, din, din. E adesso una bellissima canzone che si chiama Matilda, che praticamente parla di uno, no? Che lui, praticamente la donna ci ha preso i soldi e se n'è andata. A questa c'è salita la carogna sulle spalle e invece di ammazzarla di sberle ci ha fatto una canzone. Stronzo! Matilda, 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 she gets me money and runs Venezuela. Everybody! Matilda, 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 she gets me money and runs Venezuela. Everybody! Matilda, 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 she gets me money and runs Venezuela. Everybody! Matilda, 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 she gets me money and runs Venezuela. Once again now. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che sono bravi. Ma Mama Matilda, Mama Matilda, she gets me money, she gets me money, runs to Venezuela, to Venezuela. Mama Matilda, Mama Matilda, Ma ancora loro. Questi sono bravi. Sì. Oi Matilda, and she gets me money runs Venezuela. Oi Matilda, and she gets me money runs. Everybody. Ma ancora. Speriamo che non finisca mai più. Matilda, mamma, mamma, Matilda, she gets me money and runs Venezuela. Ma cosa sono rimbecilliti, sono? Ma ci son bevuti il cervello, ci son bevuti? Ma questo è il linguaggio del futuro, siete voi che siete desolante. Ma la loro testa non gli dice di andare a rubare, ma che stia la casa loro, dai. Ma so io che questo è il numero che mi piace di più. Due peperoni. I peperoni a questo lo so tremendi. Sognate gli elefanti, poi vi rimangono qua. Che? Matilda, Matilda, she gets me money, runs Venezuela. 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 Pessimismo e fastidio, pessimismo e fastidio. Peo, lo sai che c'ho una nuova fidanzata? Ah, e com'è? Beh, dipende dai gusti, a me mi fa schifo. Che fastidio. Pessimismo. E fastidio. Pessimismo. E fastidio. Imbuti Meneghetti, i più capienti, i più sexy Meneghetti. Te mi fai impazzire. Ci posso giocare anch'io con quegli imbuti lì? Sì. Sì. E te chi sei? Io sono dell'azienda Meneghetti. Hop 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 din din din. No, 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 un attimo, perché questo è il figlio del mio socio Mantegazza. Meneghetti sono io, pago tutto io e merito rispetto. Meneghetti, se lo vedi, lo rispetti. Sì, perché tutto questo ambaradanino qua. Op, 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 din, din, din. Op, 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 din, din, din. No, lo faccio io. Te vuoi sapere quanto mi costa la Selene in studio? Te lo dico a te, bravo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Siete in regola con i parametri di Maastricht? Attenzione, stanno arrivando anche a casa vostra i terribili commissari dell'Unione Europea. Questa settimana la Commissione europea ha setacciato le farmacie.
L'obiettivo, i cerotti miracolosi arrivati sul mercato italiano. Maastricht! 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 Ecco il primo cerotto miracoloso. Serve per imparare a guidare. Nessuna speranza per questo cerotto. Ecco un cerotto didattico. Ma hanno venduto sto cerotto. Si imparano le lingue. Proviamo. Oh, ma da zissi che la cosa! Che di sto fio che è? Da se vengono i ponti a bajo! Da se vengono... Ah, amusante! Helmut! Niente da fare. Questo cerotto è per imparare a ballare. Europa neanche per questo cerotto. Ecco un cerotto molto atteso, serve per riuscire a smettere di lavorare. Dammi le pizze. E dai, andiamo a farci un caffè. Una pizza, due salti. I commissari non sono convinti. Un nuovo cerotto aiuta le coppie a non litigare. Siamo proprio contenti, perché prima ci facevamo delle litigate. Gridavamo come i cani. Parolacce. Bestemmioni. Delle scenate della malavita. Malavita, lo volevo dire io. Ed è tutto staccando il cerotto. Pace, un silenzio. Questo cerotto provoca orgasmi a chi lo prova. Ragazzi, me ne vado a comprare una scatola, via! Ed ecco il cerotto più atteso. Serve per volare. È da perfezionare. Anche in questo caso il verdetto è unanime. Questi cerotti non sono pronti per entrare in Europa. Controllate i vostri parametri. I commissari stanno per arrivare anche a casa vostra.